Ragazze, Allora, buonasera a tutti. Oggi ci trucchiamo insieme questa sera. Diciamo che io, secondo me, andrebbe bene così, però, beh, diciamo, mettiamo un po' di trucco qui negli occhi, insomma, rendiamo la pelle carina. Allora, questa sera sono di compleanno, quindi devo truccarmi. Devo truccarmi. Certo, di rosso, non è che mi piace tanto il rosso, ma comunque, vabbè, lasciamo stare. Allora, qua c'è la mia trousse. Busta di plastica. Vediamo il fondotinta che vorrei mettere. Diciamo che vorrei mettere io sempre il mio Luxe, che non mi delude mai perché è buonissimo. Oppure questo di qua, che c'ha comunque già la spugnetta integrata, non c'è bisogno di mettere cipria, cose, insomma. Vabbè, metto questo che faccio più veloce e tutto. Ok, ho bagnato la mia spugnetta perché lo applico ogni tanto con la spugnetta bagnata. Questa è la tonalità nude. Cioè, manco sembra che l'ho applicato, ma comunque. Allora, è anche un modo per terminarlo. Devo dirvi la verità, perché questo fondotinta si termina facilmente. Io una volta ci sono stata una settimana, manco 2 settimane. E l'ho terminato proprio in una maniera incredibile. Aspettate. Ok, se mi guardo lì è perché ho uno specchio grande, quindi. Diciamo che questo fondotinta è migliore di tutti, perché un'azione 3 in 1, insomma, è molto più carino. Io qua c'ho il problema delle guance. Il problema lo porto anche un po' giù, leggermente. Ok. Ok, adesso vado a prendere la trousse. La mia bellissima trousse che adoro. Allora, cosa vado a prendere? È un problema ora. Qua, per poter non potete scegliere voi. Peccato. Vediamo. Io vorrei prendere questo colore e questo e no, questo di qua. Iniziamo. Prendo l'applicatore a spugnetta perché sapete che mi trovo bene. Vado a prendere questo colore. Ok. Eh sì, purtroppo lo sto rovinando tutto su. Lo caricherò al momento, ok? Anche se prima vorrei indossare le sopracciglia, vabbè. Poi vado a prendere quel colore che vi dicevo. Anche se. Lo applico qua e poi lo vado a sfumare con il mio pennello che non trovo. E vabbè. Ok, l'ho più truccato, adesso trucchiamo l'altro. Vado a fare una specie di V, no?
E poi vado a sfumare col pennello. Magari che sfumatura. Col mio mignolino, che è sempre perfetto. Ok. Io con il rossetto, sinceramente, vorrei applicare un rosso, però non mi piace. A me proprio il rosso è una cosa che... c'è un colore che non mi piace. Quindi... Ah, mi piace il mio portapennelli. L'ho realizzato, ho realizzato del... E ci ho messo i pennelli. Sistemo le sopracciglia con la matita dell'Avon. No, no. Perché diciamo che con questa mi trovo bene, anche se per gli occhi però. Devo andare a temperare. Ok, ho temperato. Devo fare. Devo prendere il correttore, questo dell'Avon, questo di qua, dell'Ida Flawless, che è proprio chiaro, come vedete, proprio chiarissimo, per andare ad applicare nell'arcata sopraccigliare. Per fare tipo quell'effetto di occhio sveglio. Ok, adesso vado ad applicare la matita. Oh, santo cielo. Ok. Sì. Si è temperato male. Ok, va bene, mascara, uso questo di Super Shock, proprio. Madonna, che è? Oddio. Io odio queste cose. Ok. Quindi non so esattamente se mettere questo rosso matte che va in pandan, però non mi piace. No, non mi piace. No, assolutamente. Cioè, io lo posso applicare per farvelo vedere, poi me lo tolgo, non c'è problema. Aspettate che prendo il pennellino e sistemo. Ok. Oggi è giornata di sporco, eh. No, non mi piace assolutamente. No, no. Spiacente. Niente, utilizzo il rosa.
Ok, rieccomi. Allora, prima di mettere il rossetto, puoi applicare un po' di blush. Naturale. Applicherò questo di qua, il fard di questa marca, perché è un rosa proprio carino. Cioè, un rosa carino tipo come? Che va bene così perché sembra l'ubriacone. Cioè, sembra l'ubriacone della taverna. Volevo mettere un po' di verdi illuminanti. Cioè, sto video sta durando più. No, non ho capito. Ok, adesso invece applichiamo un rossetto matte dell'Avon, che a me strapiace tanto il posto. Oddio, oddio, oddio. Ok. Questo è quello rosa, bellissimo, chiarissimo, tenue. Non so se ci abbina, però mi piace tanto questo effetto. Vi mando un grosso bacio e vi saluto e al prossimo video, che sarà sicuramente uno dei video di Sterom e Avon. Un grosso bacio, ciao ciao!